Rovere, regista di Veloce come il vento, e Sidney Sibilia, il regista di Smetto quando voglio con la sua trilogia, sono i due produttori di un film che arriva il 18 aprile in sala, Il Campione, con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Ai nostri microfoni proprio Andrea Carpenzano. Non lo so, ho cercato di prendere delle fasce che mi hanno sempre fatto ridere, dei calciatori, no? E quindi diciamo che è quello, diciamo che è stato quello. La cosa che ho cercato di rimettere, poi ovvio stiamo parlando di un personaggio che fa il calciatore a quei livelli, c'è molti traguardi, no? Nella tua testa, c'è molto disciplina, c'è molte cose che io non ho. Quindi diciamo la cosa più difficile è stata un po' quella, cioè entrare nell'ottica di fare comunque un personaggio che insomma ce l'ha questa cosa di questi di scavalcare i sogni e le cose, di raggiungerli. In sala anche il nuovo film dell'indossinabile binomio Nella vita come sul lavoro di Paola Cortellesi con Riccardo Milani. Ma cosa ci dice il cervello? Paola Cortellesi, una delle attrici di commedia più brave e acclamate del panorama cinematografico italiano contemporaneo, ha dato, volente o nolente, voglia la critica, blasonato o meno, un volto a tanti disagi tutti postmoderni. Vediamo adesso cosa ci riserva questo "Ma cosa ci dice il cervello". Allora bambini, abbiamo preso un'ascia e abbiamo buttato giù la porta e ci siamo trovati fiamme alte 10 metri. Una volta ho curato un alligatore di 2 metri. Io sono un'impiegata del ministero e mi occupo di buste paga. Grazie. Qual è il nostro obiettivo principale? Proteggere i cittadini senza che se ne accorgano. Stai mettendo a repentaglio 20 anni di carriera per vendicare i tuoi ex compagni di scuola. Allergie? Sono allergica ai gamberetti. Proprio mi sento morì. Tu dammi un gamberetto e io schiatto. Gonfia, la bocca gonfia. Perché tu e papà vi siete lasciati? Perché mamma e papà fanno tutte e due dei lavori troppo impegnativi. Lui sì, ma tu calcoli la trattenuta da conto. Si dice ritenuta da conto. Mi scusi, è un po' raffreddato. Dai, cimurro c'ha sto ragazzino.